che ne pensi di trovare un lavoro che ti piace? Sono così occupato. Ti piace il mio lavoro? Il lavoro mi dà un grande senso di gratificazione. Sono soldi facili. Mio padre non ha nient'altro oltre il lavoro. Non esiste il non far niente. A volte piangevo in ufficio. Io non riesco a star ferma. Sentite un po'. Forse il lavoro non deve essere divertente. Un viaggio documentario che riflette sul tema dell'etica del lavoro nella contemporaneità, facendo soprattutto emergere i paradossi del cosiddetto workismo o ideologia del lavoro, in cui l'equazione lavoro uguale identità non solo scatena sorprendenti aberrazioni, ma si interroga su come verrà affrontato un futuro professionale sempre più robotizzato. L'automazione eliminerà presto milioni di lavori. Così potrebbe spiegarsi il senso di After Work di Eric Gandini, regista italo-svedese dedito a un cinema documentario dalla cifra molto personale che, dalla lontana Svezia, esplora i malesseri radicati nelle società etichettate come avanzate, ma che forse sono distanti dall'esserlo realmente. L'immagine del film parte dal peccato originale introdotto dalle ortodossie calviniste nella coscienza umana, da cui si edifica il paradigma del lavoro quale fulcro dell'esistenza, non solo per la necessità di sopravvivere, ma per un incommensurabile senso di colpa, la paura di perdere identità, riconoscibilità, il valore ultimo della vita. Considero i lavori di oggi una schiavitù modernizzata. Adesso ci scaldiamo davvero, impazziamo un po', giusto? Come effetto, il tempo libero diventa un vuoto a perdere o a rendere, a seconda del valore associato. Coadiuvato dal pluripremiato direttore della fotografia di Östlund, Friedrich Wenzel, Gandini si avvale del 4K, del CinemaScope e di un linguaggio che eleva After Work a vero cinema, distanziandolo dal reportage. Perché l'arte, a suo giusto dire, è la rivelazione dei misteri e questo, alla fine, è un viaggio nel mistero dell'uso del tempo nel nostro tempo. In rassegna sfilano etiche del lavoro polarizzate, dai workaholic americani ai nullafacenti del Kuwait, le cui risorse statali permettono di essere pagati per fingere di lavorare, passando poi per il Sud Corea, patria del super lavoro per eccellenza, fino all'Italia godereccia, che rischia di far cadere i giovani nella trappola dei NEET, neither in employment, education or training. In altre parole, i seguaci del dolce far niente. Busy, 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 busy.